Grazie. Non credo che ci sia bisogno di grandi presentazioni di questa seconda parte del convegno, di questo interessante convegno. Io devo dire che non sono un esperto degli argomenti di cui si parla in questo convegno, però ringrazio molto il professor Dal Palù per avermi coinvolto, perché anche mi sento qui legato al ricordo del professor Giovanni Federspiel, che, come è stato ricordato dallo stesso professor Dal Palù, ha contribuito al nascere di questa idea, di questo convegno sulla mente e il cervello. Con il professor Federspiel, prematuramente scomparso, io ho convissuto, ho passato la gran parte della mia vita in universitaria, 50 anni di collaborazione. Purtroppo il professor Federspiel non ha avuto, come è stato detto, il tempo, non ha avuto la possibilità di, non ha avuto il tempo di rivedere questo convegno. Ma il ricordo suo di una persona che era molto amante della cultura e anche di questi argomenti, credo che sia giusto così averlo e ricordarlo. Credo che non ci sia bisogno di dire o di prolungarsi sugli argomenti che sono programmati per questa seconda parte del convegno, argomenti, come è stato sottolineato, interessantissimi e anche forse abbastanza difficili, o meglio complessi più che difficili, o non solo difficili, per cui credo che senza perdere altro o impiegare altro tempo, io darei la parola subito al professor Curi, che ci parlerà di che cosa significa pensare. Già questo argomento è un argomento che affascina e interessa, credo, tutti quanti noi. Prego. Bene, grazie della presentazione, grazie dell'invito. Io partirei anzitutto direttamente da una puntualizzazione relativa al titolo del mio intervento, nel senso che rispetto alla formulazione che avevo proposto nella fase di organizzazione del convegno, quella che ora risulta come indicazione di titolo per la relazione presenta una piccola differenza, nel senso che è caduto il punto interrogativo alla fine della formulazione. Io avevo suggerito che cosa significa pensare col punto di domanda, è rimasto che cosa significa pensare senza il punto interrogativo. Non si tratta di una differenza di poco conto, perché, come è evidente, nel caso in cui si tratti di una formulazione assertoria, propositiva, è lecito attendersi che io ora possa indicare in che cosa consista il pensare. Se invece si mantiene la formulazione alla quale originariamente intendevo riferirmi, si capisce che ciò che, come vedrete, costituirà l'argomento del mio intervento è un tentativo di sottolineare la carica intrinsecamente problematica della nozione di pensare dal punto di vista filosofico. E quindi ho precisato tutto questo per non deludere le attese di chi eventualmente si ripromettesse di sapere al termine di questa relazione che cos'è il pensare. Dovrà, per così dire, accontentarsi di essere posto di fronte ad alcuni problemi. E nel tentativo di formulare nella maniera, spero,
più chiara, ma soprattutto più sintetica, il problema del pensare, vorrei riferirmi soprattutto a due testi che, per ragioni diverse, a me sembrano essere particolarmente significativi, forse anche, direi perfino, imprescindibili per quanto riguarda la questione filosofica del pensare. Si tratta, come probabilmente molti dei presenti sanno, di un saggio di Immanuel Kant che viene originariamente pubblicato nel 1786 e che ha come titolo Che cosa significa orientarsi nel pensiero, e poi invece di un saggio che segue quello kantiano di quasi due secoli, l'autore è Martin Heidegger, e il titolo, lo vedremo poi anche nella formulazione originale tedesca, coincide perfettamente col titolo di questo intervento, perché è appunto Che cosa vuol dire, was heißt, che cosa vuol dire pensare. Mi riferisco a questi due saggi non solo perché per esplorare convenientemente un tema così impegnativo qual è quello del pensiero dal punto di vista filosofico è indispensabile, io credo, indicare alcuni punti di riferimento, qualche stella polare che ci aiuti nella perlustrazione e nel cammino, ma anche perché questi due saggi presentano alcuni aspetti comuni che, come dire, consentono di considerarli in qualche misura emblematici del modo in cui, in chiave filosofica, si può affrontare la questione del pensiero. Provo a indicare schematicamente quali sono, diciamo così, i punti di convergenza tra questi due testi. Anzitutto, entrambi esplicitamente, già nella formulazione del titolo, pongono in questione il Denken, e cioè proprio letteralmente il pensare. Cioè assumono il pensare non come qualcosa di assodato, come molti di noi potrebbero essere portati a ritenere, ma al contrario come una questione che va affrontata in maniera radicale. In secondo luogo, entrambi i testi si presentano significativamente con una formulazione interrogativa, anzi, proprio l'esordio del titolo di questi due saggi è identico, was heißt, che dovrebbe voler dire, ma poi vediamo se è proprio così, che cosa significa. Nel primo caso, nel saggio di Kant, che cosa significa orientarsi nel pensiero, nel caso del saggio di Heidegger, che cosa significa il Denken, cioè il pensare. E poi c'è una terza ragione che accomuna questi saggi e conferisce ad essi in qualche misura un carattere paradigmatico, cioè il fatto che, sia pure convenzionalmente, io credo che possano essere considerati l'uno, quello di Kant, il punto d'arrivo, il punto più maturo della riflessione moderna sul tema del pensare, e nel caso di Heidegger possa essere considerato anch'esso, in un certo senso, il punto alto a cui approda la riflessione contemporanea sul problema del Denken, cioè due punti di riferimento cardinali che in qualche modo quindi conviene tenere particolarmente presenti. Aggiungerei anche un punto che mi riprometto poi di riprendere e di rendere ancora più esplicito più avanti, anche se in qualche modo espressione l'uno della modernità, l'altro della contemporaneità, io credo che entrambi questi saggi stiano a indicare un modo di impostare il problema che non è necessariamente travolto dal passare dei decenni e dei secoli, nel senso che, ma su questo poi ritornerò,
non credo affatto che nel campo della filosofia si possa parlare di progresso. Ma su questo, come capite, mi riferisco anche alla relazione di chi mi ha preceduto. Parto dal saggio kantiano. Dal punto di vista, diciamo così, della biografia intellettuale kantiana, non è senza rilievo sottolineare che questo saggio appartiene all'età matura di Kant. È già stata pubblicata da 5 anni la prima edizione della Critica della Ragion Pura, l'anno successivo sarebbe uscita la seconda edizione, non è quindi un saggio appartenente al periodo giovanile, ma rispecchia una riflessione matura del Kant, autore delle critiche. E va altresì sottolineata la sede in cui il saggio viene pubblicato. È una rivista, la Berlinische Monatschrift, cioè noi potremmo dire una rivista di varia umanità, cioè non un periodico tecnico, filosofico, ma più una palestra di dibattito di idee nella quale si era attivata da qualche mese, nel 1786, una vivace polemica di cui erano stati protagonisti soprattutto due eminenti intellettuali dell'epoca, cioè Mendelssohn e Jacobi, nella discussione sul rapporto tra fede e ragione. E Kant, con questo saggio, Cosa significa orientarsi nel pensare, entra nel merito di questo dibattito sul rapporto tra ragione e fede. In sostanza, la tesi centrale del saggio kantiano si esprime, se volete, per dirla proprio molto in breve, in una formulazione conclusiva che suona così. Alla domanda che cosa significa orientarsi nel pensiero, dobbiamo rispondere che consiste nel cercare nella propria ragione il criterio della verità. E poi Kant rende ancora più esplicita questa conclusione affermando che la ragione è la pietra di paragone decisiva della verità. Insomma, in questo saggio viene in primo piano il tema della verità e ciò che si sottolinea è che la verità la si può trovare nell'uso della propria ragione. Credo che anche voi potrete essere in qualche modo delusi dalla risposta che Kant fornisce, ma questa delusione spero possa essere almeno temperata se, per capire meglio quello che Kant intende dire con questa formulazione, ci riferiamo a un saggio che Kant ha pubblicato 2 anni prima. Di solito questo saggio è poco considerato, ritenuto un intervento quasi pubblicistico di scarso rigore scientifico, mentre, e non è solo la mia opinione, io credo che si tratti di un saggio fondamentale. Viene pubblicato 2 anni prima, cioè nell'84, compare nella stessa rivista, cioè la Berlinische Monatschrift, e anche in quel caso è un saggio mediante il quale Kant interviene in una polemica. La polemica era stata suscitata da un religioso che, intervenendo su altre materie nel numero precedente della rivista, aveva posto un interrogativo, e l'interrogativo è Was ist Aufklärung?, che a mio giudizio viene abitualmente erroneamente tradotto che cos'è l'illuminismo, mentre in realtà il significato dell'interrogativo è che cos'è il rischiaramento, in che cosa consiste il processo mediante il quale rendiamo chiare le nostre idee. Bene, Kant interviene in questa polemica rispondendo alla domanda Was ist Aufklärung? E offre una risposta che, a mio giudizio, ci consente di capire meglio quello che ha detto, anzi quello che dirà, nel saggio dell'86. Nel senso che Kant, alla domanda in che cosa consiste il rischiaramento delle proprie idee, dice che Denken ist Selbstdenken, che il pensare è pensare da sé, pensare con la propria testa. E che per rischiarare le proprie idee bisogna uscire dalla condizione di minorità, dove per minorità Kant non intende la minorità anagrafica, ma la minorità nella quale ciascuno di noi continua a trovarsi
ogni volta in cui, anziché fare un uso autonomo delle proprie capacità intellettuali, delega agli altri il pensare per sé. E Kant sottolinea quanto sia comoda questa operazione, perché se io ho qualcuno che pensa al posto mio, ho l'unico problema di pagarlo affinché svolga questo ingrato compito, ma non avrò invece la fatica di dover pensare. E quindi allora è bene che ci sia un confidente spirituale che pensa al posto mio sui problemi della religione, un intendente di finanza che affronta le mie questioni di carattere economico, un medico che pensa ai problemi della mia salute, così io posso fare a meno di pensare. Ecco, questo approccio, questo atteggiamento, secondo Kant, ci fa permanere nella condizione di minorità, dalla quale è invece necessario uscire ricordando l'imperativo fondamentale che è quello del Selbstdenken, di pensare con la propria testa. E per far capire quanto sia fondamentale questo, spero che ora cominci a delinearsi meglio la prospettiva kantiana. Per Kant pensare vuol dire pensare da sé, pensare autonomamente, pensare con la propria testa. E proprio per dar forza a questa affermazione, Kant cita un passo di una lirica di Orazio, notissima, quella in cui a un certo momento viene formulato l'imperativo sapere aude, abbi il coraggio di sapere. E Kant sottolinea un punto che è fondamentale, e che cioè per l'autonomo esercizio delle proprie capacità intellettuali non basta per capirsi il cervello, perché occorre mobilitare quelle risorse di carattere morale che si compendiano per l'appunto nell'ardimento di cui dice l'imperativo aude. Insomma, pensare con la propria testa vuol dire sviluppare fino in fondo non solo l'autonomia dal punto di vista intellettuale, ma anche il coraggio di essere autonomi e, sottolinea Kant, su questo dopo se avrò tempo tornerò, e di essere veramente, compiutamente liberi. Quindi se noi tentiamo di ricondurci all'insegnamento, all'indicazione che Kant ci fornisce in questi due saggi tra di loro combinati, ne abbiamo che il pensiero è eminentemente esercizio autonomo di capacità intellettuali indissolubile da energie morali. L'attività del pensare non è semplicemente appunto il funzionamento del cervello, ma deve essere accompagnata per potersi estrinsecare compiutamente dalla piena valorizzazione del coraggio che serve per pensare con la propria testa. Devo dire che quando queste tesi vengono proposte, credo, spero di intuire anche nel gentile pubblico, suscitano l'idea di una spontanea condivisione. Non dobbiamo però farci ingannare, la posizione kantiana è stata aspramente criticata, è stata criticata già a partire dai primi dell'Ottocento da Hegel. Hegel, riferendosi alla tematica kantiana del Selbstdenken, dice la qualifica come un infelice prurito, l'idea cioè che uno voglia pensare con la propria testa, secondo Hegel è un infelice prurito. Hegel poi aggiunge che in fondo questo appello a pensare con la propria testa si traduce in che cosa? Nella legittimazione a ciascuno di dire una sciocchezza in più. Sicché in fondo la formulazione kantiana, che sembra così seducente, non riscuote poi necessariamente una, come dire, condivisione molto larga. Nel cuore del Novecento qualcuno ha osservato, parlo di alcuni filosofi dell'orientamento analitico, che in realtà è poco più che una baggianata questa idea del Selbstdenken, perché non si vede con quale altra testa potremmo pensare se non con la nostra, da un lato, e dall'altro è del tutto ovvio, al contrario, che dobbiamo pensare con la testa degli altri. Guai se non ci nutrissimo delle conoscenze, dei livelli di sapere raggiunti dagli altri. E quindi è fondamentale che io pensi con la testa degli altri, perché solo così eviterò di ripetere ciò che altri hanno già acquisito. Un punto però vorrei raccomandare alla vostra attenzione per andare poi verso la parte proprio conclusiva,
e cioè nella tematica kantiana del pensare con la propria testa è fortissima l'enfasi sul concetto di libertà. Un concetto che sembra non appartenere a questa riflessione su che cos'è il pensare. In realtà Kant sottolinea che la libertà, da un lato, è il presupposto per poter pensare con la propria testa, e dall'altra parte è il risultato che si raggiunge quando si pensa con la propria testa. Sicché, come vedete, nella posizione kantiana si assiste a una sorta di triangolazione tra tre concetti fondamentali: quello del coraggio, delle qualità morali, quello dell'autonomo esercizio delle proprie capacità intellettuali e il tema decisivo della libertà. Devo essere molto più rapido, ahimè, e me ne scuso per quanto riguarda Heidegger. Ricordo solo che il testo Che cosa significa pensare risale al 1952 e riproduce il testo di un corso di lezioni, circostanza preziosa perché, come dire, Heidegger è molto più chiaro, più diretto, più immediato rispetto ad alcune altre sue formulazioni scritte che appaiono invece più criptiche, e c'è una tesi di fondo che viene espressa da Heidegger. Heidegger, cioè, è convinto che il was heißt, e cioè il che cos'è, riferito al Denken, non abbia affatto un significato univoco. Cioè, noi pensiamo che quella espressione vada tradotta che cosa significa pensare. Ma Heidegger dice quella formulazione è una formulazione ambivalente, è costitutivamente duplice, perché was heißt da un lato vuol dire che cosa significa, riferito al pensare, e dall'altro vuole anche dire che cosa ci chiama a pensare. Cioè, da un lato è l'indicazione di qualcosa che inerisce al pensare in quanto tale, e dall'altra invece evoca qualcosa, una voce che ci chiama, che ci impone di pensare. Lo scritto heideggeriano è tutto calibrato sulla valorizzazione di questa ambivalenza irriducibile, dalla quale peraltro Heidegger poi desume ciò che rappresenta, soprattutto negli ultimi anni della sua ricerca, il tema di fondo, cioè il primato della tecnica nel pensiero contemporaneo. Ma purtroppo non abbiamo il tempo di soffermarci, spero di avere ancora 3 minuti prima dei 25 per arrivare a formulazione conclusiva del problema. Kant, Heidegger, no, da un certo punto di vista due colonne d'Ercole, no? Si potrebbero considerare, oltre le quali forse il pensiero non può procedere o non ha proceduto. Altri invece possono ritenere che sia l'uno che l'altro indicano modalità di concezione del pensiero che ormai, di fronte all'irrompere di nuovi fenomeni, delle nuove tecnologie, di nuovi linguaggi, di nuove grammatiche, sono destinati a essere irrimediabilmente soppiantati. Ecco, io ribadisco quello che avevo accennato in precedenza: non credo affatto che la filosofia, la mia convinzione, neanche l'arte, ma insomma, che la filosofia, della filosofia si possa dire che progredisca o non progredisca. C'è anzi un fulminante passaggio di un altro scritto di Heidegger, dove Heidegger dice: la filosofia, se ci si riferisce alla sua essenza, non progredisce affatto, anzi segna il passo sempre sullo stesso posto. E ciò che invece è totalmente erroneo, secondo Heidegger, è pensare che la filosofia progredisca, cioè si allontani dal porsi l'interrogativo di fondo che dall'origine della riflessione filosofica al giorno d'oggi è sempre lo stesso interrogativo di fondo. Ma che cosa in particolare dei due autori che ho cercato di citare nell'ultimo minuto e mezzo che mi resta, io credo che possa essere valorizzato ancora oggi, cioè non considerato, come dire, un ferro vecchio del quale possiamo fare a meno? Io credo che la tematica kantiana del pensare con la propria testa, soprattutto per la postulazione della relazione stretta tra un ambito strettamente intellettuale e l'ambito morale,
indichi un compito che a tutt'oggi continua a essere un compito fondamentale. Anche e soprattutto se, come fa Kant, ma significativamente fa lo stesso Heidegger in un altro saggio, colleghiamo questa tematica dell'autonoma valorizzazione delle proprie capacità intellettuali con la nozione di libertà. Soprattutto con la nozione di libertà, come pensate, un certo Heidegger, l'Heidegger del 30-32, l'anno prima di prendere la tessera del Partito Nazionalsocialista, quell'Heidegger scriveva in un saggio fondamentale. Quando cioè Heidegger, intrattenendosi sulla nozione, sulla concezione platonica di libertà, sottolinea che la libertà non è affatto un esercizio solitario, tale per cui qualcuno possa considerarsi libero solo perché ritiene di essersi affrancato dalle catene. Il riferimento è al mito platonico della caverna. Perché non si è veramente liberi se non quando si diventa attivi liberatori degli altri. Libertà è processo di liberazione e non condizione statica. Allora io credo che se recuperiamo la centralità di questa accezione di libertà, libertà come liberazione rivolta nei confronti degli altri, e la colleghiamo con quel modo di concepire l'attività intellettuale che si dice attraverso il Selbstdenken e con il concetto fondamentale di coraggio, di ardimento nel cercare nuove soluzioni, forse abbiamo un perimetro di concetti che ci consentono, se non altro, di formulare un po' meglio il problema: che cosa significa pensare. Grazie. Non possiamo aprire discussione, quindi se è una domanda... Una domanda. Una. Come è possibile che una persona che si schiera sulla linea di Kant nel 32-34, lui era rettore dell'università, è uno dei primi a schierarsi a favore di Hitler? Dunque, come Azzone sa benissimo, questa è una questione estremamente controversa. Sono circa 30 anni da quando è uscito un famoso libro di Farias per quanto riguarda il coinvolgimento di Heidegger col nazismo, che sono state pubblicate, devo dire la verità, decine di migliaia di pagine tra detrattori e difensori della scelta di Heidegger. E credo che sia al limite ozioso riprendere la questione così come è stata formulata, perché ormai tutto quello che si poteva dire è stato detto. Un punto, a mio giudizio, è fondamentale. Al di là del giudizio morale sulle scelte di carattere politico di Heidegger, io raccomanderei soprattutto ai giovani, mi fa piacere vederne anche molti qua questa sera, di andarsi a rileggere il saggio heideggeriano sul concetto di libertà in Platone. Credo che non ci sia niente di meglio per capire in che senso la libertà può e deve voler dire liberazione. Come Heidegger tenesse insieme questo con la sua scelta per il nazionalsocialismo, fatta solo un anno, mai più rinnovata e senza alcun coinvolgimento effettivo nelle attività del regime, come lui la tenesse insieme è uno dei misteri della fede. Grazie al professor Curi per questa bella relazione e do ora la parola al professor Smeraldi, che mi dicono ha scritto recentemente un libro il cui titolo è Anima e Mente e credo che anche in relazione a questo libro abbia titolo per quello che sta per dirci. Grazie professore. Prima una cosa, è un'occasione per me di grande, come dire, un po' anche commozione venire in questo sito, perché questo palazzo, prima di essere usato in questa direzione, era la sede dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio, di cui mio nonno Francesco Ferruccio è stato presidente per 30 anni, e poi in questo androne io insieme ai miei cugini giocavamo a pallone, quindi è una questione di grande, così, commozione. Io ho dato sua moglie.
quello era un permesso di mio nonno e basta. Allora, l'invito era di parlare su uno degli argomenti più controversi, più difficili in fondo della psichiatria attuale. E, possiamo cominciare riferendo, questo è il libro famoso perché il professor Dal Palù ha avuto la gentilezza di citarlo. Io in realtà oggi parlo di cose che sono contenute in questo libro, ma abbastanza marginalmente. L'ho usato fondamentalmente per tirare fuori questa definizione, e cioè che quando si parla di depressione, come mi è stato chiesto, si va a parlare con questo concetto psicopatologico della psichiatria francese, che è quello di dolore morale. E il problema è che, appunto, è un fatto della mente o dell'anima, del corpo o dell'anima. È molto difficile da porre questo problema. E che cos'è il dolore morale? È una risonanza dolente, penosa, immediata del vivere, difficile da spiegare, per ciò stesso difficile da classificare e da trattare in termini psichiatrici. Da questa difficoltà nasce, come dire, la riflessione psichiatrica in merito alla depressione. Qual è la difficoltà? La difficoltà sono i livelli di analisi. Allora, è chiaro che noi partiamo da una situazione, chiamiamola psicopatologica, cioè è nell'incontro fra più persone e sul vissuto individuale di una persona, le altre persone riconoscono la sofferenza del soggetto, che viene gestita il problema della depressione, del dolore morale. Ma è tutta la sofferenza psichica riferibile alla depressione? Questa è la questione che ingarbuglia poi, attenzione, con grandi ricadute di tipo anche operativo, perché se io identifico in termini biologici qualsiasi fenomeno di sofferenza mentale con la depressione, poi l'uso degli antidepressivi ne consegue che è generalizzato. Ma la psichiatria insegna che non lo deve essere, perché è solo in alcune condizioni che l'antidepressivo funziona da antidepressivo, se no è un tossico, punto e fine. Quindi questa riflessione comporta un orientamento, diciamo, dove noi possiamo trovare nella vita psichica di un individuo una sofferenza di tipo depressivo. Cioè noi abbiamo un soggetto che presenta una sofferenza di tipo depressivo, ma noi abbiamo un elenco praticamente sterminato, se volete è l'indice della psichiatria, insomma, tanto per andare in soldoni, dove noi possiamo trovare sempre della depressione. Ma la malattia depressiva, cioè se io voglio intendere una componente biologica specifica della depressione, io devo escludere tutte queste condizioni in cui la depressione è la figlia, è la conseguenza del disagio primario. E devo andare a trovare, a identificare delle situazioni in cui il disturbo dell'umore, cioè l'oscillazione depressiva, rappresenta l'unica o la primaria complicazione della vita mentale del soggetto. Quindi quando si parla, e adesso arriveremo a parlare di funzionamento dell'encefalo, del cervello, si fa riferimento in maniera esplicita a questa area della depressione. Tutta questa altra area è altra cosa. Possono molte di queste condizioni avere dei risvolti biologici e quindi anche encefalici, ma sono diversi da quelli della depressione. Questo è quanto di più semplice si possa fare per cercare di identificare la malattia depressiva. Allora, è chiaro che noi l'andiamo a identificare non tanto per le caratteristiche del dolore morale piuttosto che della intensità della sintomatologia depressiva, ma con le caratteristiche estrinseche, cioè quello che caratterizza l'andamento della malattia. L'andamento della malattia è caratterizzato, questo bisogna dirselo una volta per tutte, dal fatto che la depressione, quando è una malattia dell'umore, passa. Dopo un lungo periodo, dopo dei rischi anche di suicidio piuttosto evidenti, tutto questo ma passa, no? Di cui, inciso, l'effetto dell'antidepressivo è quello di anticipare una soluzione che già comunque ci dovrebbe essere. Questa possibilità, questa oscillazione dei disturbi dell'umore in termini depressivi può associarsi alla fase di segno contrario. E quindi si configura un andamento del disturbo dell'umore nel tempo. Ammesso che qui è tirata una linea retta, insomma, ma in realtà le oscillazioni dell'umore piccole ci sono e fanno parte della fisiologia mentale, ci possono essere fasi di depressione, fasi di mania
E questo è l'andamento descrittivo, ma quello che io vi dicevo è se la depressione è una crisi, vuol dire che esiste questo punto in cui viene recuperata la normotimia. Questo fatto, ritornando sempre sui nostri livelli, perché non va più avanti? Posso? Aspetta, vediamo se riusciamo. Ecco. No, non è indietro, ce l'ho inserita in più. mi fa da segnapassi questo livello, perché in fondo noi dobbiamo fare la strada delle frecce, no? Quindi facciamo varie tappe. Allora, questa è la componente, diciamo, relazionale tirata fuori in termini di identificazione della malattia. Dobbiamo riferirla alla soggettività. Questo comporta una serie di osservazioni, anche con alcune di grande interesse, su cui si è fatta ancora un po' di confusione. Allora, la prima è questa. Questi sono studi che, sono medie, ma sono studi che risalgono già agli anni 20 e agli anni 30, ed è che il rischio di sviluppare un disturbo dell'umore, cioè di avere un disturbo dell'umore, va di pari passo con il grado di parentela, partendo dalla popolazione generale, perché nessuno è escluso nella popolazione generale dal rischio di depressione. Un vecchio psicopatologo francese diceva che finché c'è vita c'è speranza di depressione. Quindi un certo livello c'è comunque. Però se noi ci avviciniamo come consanguineità a un signore che per certezza ha già avuto quella manifestazione, aumenta il rischio. Questa interpretazione è stata data con una chiave genetica del disturbo, che è una menzogna, è un uso non corretto delle informazioni. Sono stati fatti degli studi per portarlo verso una interpretazione di tipo genetico, e sono gli studi con i gemelli, che sono monozigoti o dizigoti, dal quale però viene fuori un'informazione che è di grande interesse, cioè la genetica ha sicuramente un ruolo nella suscettibilità per il disturbo bipolare o per il disturbo dell'umore, perché rispetto ai dizigoti, cioè quelli che hanno la similitudine genetica come i fratelli ma non identificazione, che sono i monozigoti, il rischio dei monozigoti è superiore, quindi vuol dire che il peso genetico c'è. Ma la cosa importante su cui bisogna tornare è la seconda cosa, è che il grado di similitudine dei gemelli monozigoti, quando uno ha la depressione, come sarà la similitudine sull'altro? Sarà molto elevata, ma attenzione, non sarà mai del 100%. Allora, questa è la dimostrazione, come dire, concreta, del contrario della genetica, e cioè che la genetica vera è una genetica fra informazione genetica, struttura del monozigotica, e interazione ambientale. Se non c'è questa combinazione, noi non abbiamo, ma questo vale anche per la fenilchetonuria, tanto per intenderci, cioè se io non ho l'interazione con l'ambiente, non ho la malattia. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire una cosa molto importante, vuol dire che i fattori ambientali, o chiamiamoli pure relazionali, così ci intendiamo, sono protettivi nella loro somma algebrica. Noi siamo abituati a pensare ai fattori relazionali come fattori di rischio per la malattia, ma la somma di tutti, perché sono moltissimi questi fattori, la somma algebrica porta ad abbassare il rischio nel gemello monozigote, quindi vuol dire che la somma algebrica è protettiva. Questo è un modo di pensare che in genere non è molto presente. Allora, riprendendo, qui siamo partiti da un livello psicopatologico, siamo arrivati ad avere una individualizzazione dell'individuo, e cioè che la struttura genetica del soggetto pesa, in un certo qual modo, nella interazione con i fattori ambientali, nello sviluppo della malattia. Perché qui c'è un passaggio ulteriore, cioè l'individuo nel suo insieme, e qui invece viene preso in considerazione il cervello. Perché non è detto che una malattia genetica obbligatoriamente sia una malattia che si manifesta nel cervello. E quindi bisogna cercare di andarlo a dimostrare. Io cerco di portarvi dei dati che siano il meno, tranne questi ultimi dei gemelli, il meno tradizionali possibile. Noi abbiamo una condizione psicopatologica di grande interesse. Cioè, e questi sono dei lavori di neuropsicologia fondamentalmente. Se noi sottoponiamo un soggetto che è in depressione, ha uno stimolo
che ha un valore etico-morale, cioè gli faccio vedere una serie di aggettivi che sono ovviamente opposito polari. Quindi ci sono quelli positivi, ci sono quelli negativi. E andiamo a misurare una cosa che non è tanto quanto lui sceglie i negativi, perché è chiaro che un soggetto depresso vede tutto nero, sceglierà tutti quelli negativi. Quindi non è sul numero di aggettivi scelti che si conta, ma su una frazione o su una componente, diciamo, dell'attività del sistema nervoso centrale che sfugge al controllo del soggetto, ed è la rapidità di gestione degli aggettivi positivi e negativi. Se io faccio un rapporto fra questi due, io ottengo questa strana cosa, che quando uno è depresso ha un rapporto fatto in questo modo, che mi si distingue da quest'altro. Questo è l'esperimento di base. Quando noi poi lo andiamo a centrare in questo modo qui, sostanzialmente in questo modo qui, allora, noi abbiamo i soggetti di controllo che sono quelli scuri e i soggetti depressi che sono quelli invece chiari. Bene, se noi li confrontiamo con degli aggettivi positivi, noi abbiamo questo tipo di gestione, cioè i soggetti di controllo li accettano volentieri, cioè li gestiscono molto rapidamente. Il soggetto depresso fa una fatica terribile, quindi diventa lento nel gestire gli aggettivi positivi. Se noi ripetiamo la stessa operazione con gli aggettivi negativi, otteniamo un andamento, come dire, contrario. Cioè, chi sta bene fa fatica ad autoattribuirsi degli aggettivi negativi, e invece si prende quelli positivi, e viceversa. Questo non è ancora il quanto di meglio ci possa essere per la depressione, perché esistono anche degli altri dati. Questi sono, ovviamente ci sono, scusate, lì non ve l'ho citato, ma ovviamente queste scelte si accompagnano delle attivazioni cerebrali viste con la risonanza magnetica funzionale, ma in questo momento ci interessa meno. Questo è quello che interessa di più e che può rappresentare una reale novità nell'ambito della gestione dei disturbi dell'umore. Perché se noi prendiamo dei soggetti depressi, prima del trattamento, li vediamo che è l'andamento che vi ho detto prima, no? Gli aggettivi negativi vengono grandemente presi e non quegli altri. Il problema vero è che questo atteggiamento cambia nella funzione del recupero della normotimia. Recupero che può essere indotto dai farmaci, può anche essere spontaneo. Può anche essere ottenuto, adesso poi lo vedremo, con la deprivazione di sonno o con altre tecniche. L'importante è che nel momento in cui il soggetto non è più depresso, gestisce gli aggettivi come quelli che non sono depressi. Quindi è una specie di tautologia. Però attenzione che questo è un sistema di grande importanza per andare a valutare l'andamento nel tempo della depressione. Adesso sono riferimenti un po' tecnici, ma insomma, l'antidepressivo a un certo punto deve essere sospeso. E quando? Quando il soggetto dice di non sentire più i sintomi, questo è un po', come dire, complesso, perché il soggetto non sente più i sintomi perché ha preso l'antidepressivo, ma lui sta vivendo un periodo della sua vita in cui sarebbe comunque depresso. E quindi ha un grossissimo rischio, in caso di sospensione troppo precoce dell'antidepressivo, di ricadere in una condizione di depressione. Questo sistema, essendo un po' più sensibile, mi dice se posso o non posso, cioè se sono effettivamente fuori dall'episodio o se sono ancora dentro l'episodio. Ora, si dice sempre che la depressione ormai si sa tutto, basta dare gli antidepressivi e risolvere le cose. La gestione un po' moderna della situazione invece è diversa e ha anche degli aspetti tecnologici di un certo livello e di una certa importanza. Allora, siamo arrivati nella nostra strada a dire non solo l'individuo, ma il cervello, e in quelle parti, senza entrare nel dettaglio, quelle parti che avete visto illuminate, il cervello ha una sua importanza, cioè è l'organo responsabile di questa situazione. Qui, stranamente, voi vedete una cosa, lo dico ovviamente per le persone non tecniche, che stranamente io ci ho attaccato un occhio. E voi dite, ma perché l'occhio? Perché non l'orecchio o altri organi di senso. E qui è una nozione tecnica abbastanza precisa, ma voi dovete sapere che la retina non è un organo periferico. La retina, dal punto di vista dell'embriogenesi e della struttura,
è un pezzo del sistema nervoso centrale, dislocato, diciamo, perifericamente, ma la sua natura è di quella di essere connessa al sistema nervoso centrale e al funzionamento del medesimo. Allora che cosa succede? Succede che cosa passa attraverso la retina? Sostanzialmente la luce. La luce si inserisce in una serie di circuiti che fanno funzionare il cervello in un determinato modo. Questo vi spiega, mi sono permesso perché mi piacciono queste cose, di andare a valutare un po'. Certo, possiamo andare a vedere i Maya che facevano i templi al sole, cioè il riconoscimento della luce come fattore di equilibrio e di stabilizzazione della vita. Qui c'è Dante, a chi piace Dante può ricordarlo, cioè l'importanza della luce nell'orientare la vita umana. Ma Vincenzo Chiaruggi, che è forse il primo degli psichiatri moderni italiani, nel suo trattato, dice una cosa che poi, peraltro, è stata un po' disattesa. Qui siamo anche qui verso la fine del Settecento, quindi niente di sconvolgente, ma dice che lui consiglia di accudire i pazienti maniacali al buio e chi soffre di depressione suggerisce esposizione prolungata alla luce del sole. Siccome, vi ripeto un ragionamento che ho fatto fra me e poi l'ho condiviso con i miei collaboratori, siccome allora non c'erano delle terapie, evidentemente questa osservazione aveva un peso terapeutico. E questo è un motivo per il quale, per esempio, noi abbiamo fatto un lavoro sperimentale e usiamo normalmente questo, che è l'uso del buio protratto nella cura della mania. Noi, per esempio, tutti i malati che sono in fase maniacale, cioè in fase di euforia, li trattiamo con 16 ore di buio al giorno. Buio vuol dire buio integrale, cioè anche nel bagno ci deve essere la lampadina spenta. Questo ha comportato un uso, attenzione che i maniacali sono i malati agitati, sono quelli a cui vengono dati più farmaci, quindi più tossicità, tutte queste cose, abbiamo un risparmio, sapendo usare questa tecnica, che arriva ai 2/3 della quantità di sedativi che vengono dati a un maniacale. Questo è solamente per citarvi la situazione. Invece, pochettino più codificata, è la seconda frase, cioè il fatto che la luce può servire come antidepressivo. Ecco. Allora, se voi vedete, questo è il sistema, la luce, qui è quello che vi facevo vedere prima, va nel sistema nervoso centrale, arriva in una circuitazione molto complessa, su cui è inutile discutere, va addirittura nel midollo, poi risale. È una strada molto complessa, ma va ad interferire con il sistema della melatonina, quindi il sistema dei ritmi cerebrali. La conclusione è che a livello clinico noi abbiamo un controllo dell'umore che dipende dall'esposizione della luce e i ritmi cerebrali che dipendono dalla luce, no, vengono a essere alterati in depressione. Tanto è vero che si sa che il principale ritmo del cervello è il ritmo sonno-veglia e i sintomi della depressione o della mania, seconda ovviamente della polarità, comprendono i disturbi del sonno. Anzi, i disturbi del sonno sono un elemento cruciale dell'inizio della sintomatologia, soprattutto della sintomatologia maniacale. Ci sono vecchie osservazioni che risalgono ancora a Freud, che dava delle interpretazioni un po' singolari, ma gli mancavano alcuni elementi del ragionamento, per cui lui diceva che la mania in fondo è un equivalente della depressione. In realtà queste osservazioni nascevano dal fatto che lui vedeva alcune persone che in seguito a un lutto avrebbero dovuto sviluppare una fase di depressione e invece sviluppavano una fase di mania. E qui ci sono delle descrizioni abbastanza brillanti di alcune vedove che al funerale del marito erano tutte allegre e pimpanti, ma non per motivi psicologici, ma per motivi strutturali, perché la morte veniva preceduta, specialmente in quell'epoca, da una lunga agonia che presupponeva che i familiari, la moglie in maniera specifica, avessero un'insonnia, cioè loro stavano sveglie. Se poi voi andate a chiedere ai soggetti bipolari che cosa è successo immediatamente prima delle loro fasi maniacali, vi dicono che non hanno dormito, per i motivi più strani della madre terra. Alcune volte sono dei motivi plausibili della vita di relazione, altre volte la cocaina, ma non è importante il motivo, l'importante è che non dormano. Allora, in queste condizioni è possibile usare il contrario, cioè io
nel regolare i ritmi del sonno posso ottenere un effetto antidepressivo, che questa volta è assolutamente naturale. Questo è il ciclo che noi normalmente usiamo nei disturbi bipolari, e cioè noi saltiamo una notte, voi vedete che qui ci sarebbe il giorno, la notte e un giorno, invece si fanno 36 ore di veglia, poi c'è una notte di recupero. Questa notte di recupero ovviamente fa perdere un po' dell'efficacia antidepressiva che si guadagna in maniera vistosissima nel primo ciclo, per cui il ciclo deve essere ripetuto 3 volte. Avendo questo sistema, si può abbastanza agevolmente gestire tutte le depressioni, anche quelle gravi, del disturbo bipolare, senza ricorrere ai farmaci. Questa è una cosa abbastanza importante. E la domanda che in genere mi fanno quando faccio vedere queste cose è: ma come fate a tenerli svegli 36 ore? Perché ci sono dei momenti in cui... E allora il trucchetto è questo, è quello di andare a usare, guarda caso, quello che abbiamo detto prima, e cioè la luce. Cioè verso le 3 della notte, quando c'è un momento di abbassamento della veglia, c'è questa esposizione a 10.000 lux, questo corrisponde all'intensità del sole nascente. E in questo modo riusciamo a ottenere abbastanza facilmente una deprivazione di sonno. Forse vi può interessare questo. Ovviamente il momento di esposizione della terapia della luce dipende dal ritmo dell'individuo, per cui uno dice: va bene, io quando mi sveglio verso le 11 vado a prendere il sole. Non serve assolutamente a nulla, perché il ritmo in cui l'efficacia della luce ha un effetto antidepressivo viene collocato in genere fra le 6 e le 8 della mattina. Allora, abbiamo visto la storia dei ritmi, la luce, i ritmi, il ritmo sonno-veglia. Possiamo proseguire e dire: ma la struttura del cervello è una struttura estremamente complessa. Esistono alcuni elementi... Scusa, come sono come tempo? Non avevo guardato... 2-3 minuti. 2-3 minuti, ok. È una struttura estremamente complessa. Cosa succede a questo livello? Beh, qui ci sono una serie, ve le faccio presentare in termini rapidi, una serie di affermazioni che vanno ad evidenziare che non tutti i siti del sistema nervoso centrale sono coinvolti, alcuni sì, altri no. Quelli che sono coinvolti in genere sono collegati con la gestione delle emozioni, questo è abbastanza scontato, ma anche con la storia dei ritmi. Per esempio, noi abbiamo altre considerazioni abbastanza importanti, cioè... nelle aree prefrontali, che sono quelle poi che governano la espressività delle emozioni, noi abbiamo una perdita dell'organizzazione delle fibre della sostanza bianca. Questi sono dei dati molto recenti, perché solamente con la risonanza magnetica funzionale di Tretesda si riesce a vedere come sono fatte le fibre, però queste ci sono queste alterazioni. Questo è ancora più importante. Noi abbiamo nella corteccia ipocampale, che è una delle zone di registrazione, è un pezzo di corteccia che è posto sotto il lobo temporale, insomma abbastanza complicato, ma di fatto noi abbiamo che tanto maggiore è la riduzione di questo volume della corteccia ipocampale, quanto più a lungo è stato non trattato il disturbo depressivo. Attenzione, perché questo vuol dire che se io ho una depressione devo curarla subito, e devo curarla possibilmente con un metodo di risoluzione della depressione molto rapido. Questo è uno degli elementi che ci rafforza nell'idea di usare la deprivazione di sonno, perché gli antidepressivi hanno delle latenze di 3 settimane, la deprivazione di sonno arriva nell'arco di una settimana ad avere la normotimia, nel caso dei soggetti disponibili. E anche qui abbiamo altre aree cerebrali che sono, come dire, composite nella depressione. Cosa vuol dire questa situazione ultima? Vuol dire che oltre agli antidepressivi, se io voglio ottenere una stabilizzazione, devo ricorrere ai neurotrofici. Questa è una cosa che è poco codificata nei libri di psicofarmacologia, ma è estremamente utile dal punto di vista clinico, perché i neurotrofici noi li abbiamo, e con grande sorpresa di alcuni sprovveduti, io li chiamo farmacologi, hanno scoperto che il miglior trofico è il litio, che guarda caso è il farmaco di prima scelta della stabilizzazione del disturbo bipolare. Per cui, se poi voi aggiungete che il litio attualmente viene poco usato, sa Dio perché, probabilmente perché gli manca una spinta di marketing, ma
tenendo conto di questo aspetto neurotrofico, è semplicemente una specie di eresia. Vabbè, questi sono dei dettagli in più. L'ultimo livello, che si passa dalla struttura, diciamo, dei centri nervosi alla struttura molecolare, è questo, che è il neurone che ha una proiezione dal nucleo del rafe sulla corteccia frontale, che è quella che poi va in sofferenza, e qui finalmente troviamo gli antidepressivi. Quindi, come vedete, l'uso dell'antidepressivo, che nel caso più attuale è sostanzialmente un bloccante di questo reuptake della serotonina, quindi è un aspetto molto, molto marginale, molto periferico, possono servire gli antidepressivi? Certamente sì, ma come avete visto vengono in un processo che parte dalla clinica della depressione per arrivare fino a livello molecolare, è una delle cose che arriva più in fondo. Non si può pensare, o perlomeno è difficile da pensare, che un aggiustamento molecolare a livello della membrana presinaptica possa in sostanza rimettere a funzionare tutto il cervello con tutti i suoi ritmi, che poi possa portare un soggetto che è suscettibile alla depressione a riparlare con i suoi amici e con la sua vita di relazione nello stesso modo. Grazie. Grazie, professor Smeraldi, di questa sua relazione molto interessante e anche molto completa e molto articolata. È tuo? No, è in dotazione. A questo punto entra un po' nel, diciamo, nel discorso un elemento nuovo, cioè la tecnologia che è in aiuto appunto a questi problemi che sono rappresentati nell'ambito del funzionamento del cervello. Cosa ci possono dire nella mente umana le neuroimmagini? Questo è il titolo della relazione del professor Umiltà, a cui do ora la parola. Grazie. A differenza di Umberto Curi, io mantengo il punto interrogativo nella mia relazione. Ma guardando un slide del professor Smeraldi, che mi ha preceduto, precisamente la citazione di Dante, mi è venuto in mente di ricordarvi che l'idea che ci sia una relazione fra mente e cervello è relativamente nuova. La paura è che il corpo mi appunto. Per 1500 anni, grazie soprattutto all'autorità di Aristotele, noi abbiamo pensato che la mente dipendesse dal cuore. E va detto che Dante in realtà pensava che dipendesse dal cervello. Sono debitore Giovanni Berlucchi per una citazione, mi sembra, del Convivio, dove lo dice esplicitamente, ma attribuendolo al suo maestro Brunetto Latini questa convinzione. Ma per 1500, noi nella vita di tutti i giorni ancora parliamo di affari di cuore, un uomo di cuore, palesemente siamo convinti che almeno le emozioni dipendono ancora dal cuore. All'inizio del 1600, nel mercante di Venezia, proprio appropriato, Shakespeare fa dire a Porzia che non è chiaro se il pensiero dipende dal cuore o dal cervello all'inizio del 1600. Adesso però direi che non ci sono dubbi. Ecco, dobbiamo però tenere presente che un'altra concezione, quella del cervello come una struttura suddivisibile in parti componenti,
che svolgono funzioni specifiche, e le neuroimmagini si basano su questa nozione, è in qualche maniera recente. Era la concezione prevalente agli inizi del Novecento, ma poi ci fu un passaggio in senso completamente opposto. Si passò a una concezione olistica, che fu quella prevalente fino agli inizi degli anni 60 del Novecento, cioè pochi anni, 40 anni fa. L'idea era che, a parte le aree di proiezione specifiche di senso e di moto, il cervello funziona come un tutto unico. Tant'è vero che il maggiore neuroscienziato dell'epoca, parlo degli anni 50, Carl Ashley, propose la legge dell'azione di massa, cioè la conseguenza di una lesione cerebrale. Le conseguenze non erano determinate dal luogo della lesione, ma dalla quantità di tessuto compromesso. Poi, per ragioni che non sto a discutere qui, siamo tornati a quella che è la concezione più accettata, ripeto, del cervello composto di aree che svolgono funzioni specifiche. Le neuroimmagini si basano proprio su questa concezione. Hanno aiutato a comprendere meglio la mente. La mia risposta è, ma poi la argomenterò, molto poco. Ecco, e qui bisogna intendersi. Se le neuroimmagini vengono intese come il metodo che ci permette di dimostrare che i processi mentali, io uso il termine processi mentali e non processi cognitivi, perché non vedo perché si debbano lasciare fuori i processi affettivi ed emotivi, quindi processi mentali in genere, dipendono dal cervello. Beh, questa è la scoperta dell'acqua calda, un po', cioè è ovvio che è così. Io, per funzionamento della mente, intendo dire se le neuroimmagini ci hanno aiutato a comprendere i meccanismi del pensiero. E ripeto, la mia risposta è molto poco, perché vi riporterò qualche dato, sono di un articolo che uscirà fra poco, e chi fosse interessato mi manda un messaggio email e io gli mando l'articolo. Le ricerche di neuroimmagine si possono dividere in due grosse categorie. La prima categoria riguarda ricerche che cercano di stabilire la base neurale di processi mentali, dove nel cervello si svolgono certe funzioni mentali. Ripeto, nessuno si pone il problema se è il cervello o il cuore o qualche cos'altro, perché è ovvio che è il cervello. Quindi ciò che è interessante è dove nel cervello si svolgono queste funzioni. Quindi lo scopo di queste ricerche è di localizzare. Allora, noi abbiamo
passato in rassegna le principali riviste Nature Science, Nature Neuroscience, le principali riviste di neuroscienza tra il 2007 e il 2011. E l'80% di ricerche, più di ricerche, riguardano la localizzazione. Ora, la localizzazione è interessante in sé, ma sapere dove nel cervello si svolge un processo mentale non ci aiuta a comprendere quel processo mentale. Cioè, è inutile tutte le volte sorprendersi, Toa viene proprio nel cervello, ma certo che viene nel cervello, nessuno pensava che venisse da qualche altra parte. E adesso so anche dove avviene nel cervello. So qualche cosa di più su quel meccanismo mentale. Poco. Non dico niente perché in certe circostanze la localizzazione può aiutare a capire, ma sono circostanze abbastanza insolite. Il problema qui, ecco, tenete presente, è che la nostra conoscenza sulla mente guida la ricerca. Se io voglio sapere dove nel cervello si svolgono le operazioni mentali che impiego, per esempio, per risolvere un problema aritmetico, io devo sapere quali sono queste operazioni. Se non lo so, non so cosa sto localizzando, la ricerca non ha senso. Quindi qui non è che le neuroimmagini mi informano sui meccanismi della mente, sono le mie conoscenze sui meccanismi della mente che mi aiutano a localizzare in modo sensato. E qui ci sono purtroppo dei problemi di vario tipo, quindi anche, ripeto, più dell'80% delle ricerche riguardano la localizzazione, ma non sono ricerche senza problemi. Il primo problema, il più grosso, è che noi conosciamo poco quali sono le funzioni mentali che cerchiamo di localizzare. Non li conosciamo abbastanza. Le ricerche di psicologia, qui vi siete dimenticati della psicologia, ma la psicologia si occupa della mente da molto tempo, fa ricerche pubbliche su riviste scientifiche, ed è quella la guida delle neuroimmagini. Senza quella guida, il tentativo localizzatorio delle neuroimmagini è semplicemente insensato. Purtroppo le nostre conoscenze non sono sufficientemente avanzate. Quindi lasciamo perdere neuroeconomia, neuroestetica, neurosociologia, via di seguito. Non abbiamo abbastanza conoscenze per dire questi sono i processi mentali che voglio localizzare. Primo punto. Secondo punto, la maggior parte delle belle immagini che voi vedete anche sui quotidiani e sulle riviste derivano da una procedura che è quella della sottrazione cognitiva o di variazioni della sottrazione cognitiva. Ora, la sottrazione cognitiva fu introdotta nel 1868. E ha dei problemi che furono scoperti molto presto e che vengono ignorati nelle ricerche di neuroimmagine. Quindi anche la localizzazione
è in dubbio. Poi c'è un altro problema tecnico, ma purtroppo è enorme, è che quello dell'inferenza statistica. L'inferenza statistica che viene usata nella maggior parte delle ricerche di neuroimmagine è gravemente inadeguata. Tant'è vero che recentemente si è cominciato a parlare seriamente di ritirare le ricerche pubblicate prima del 2003-2004, perché veramente gli errori di inferenza statistica sono molto gravi. Questo è il primo tipo, localizzazione. Esiste un secondo tipo di ricerca, che è molto meno frequente, attorno al 15%, e che ha lo scopo di discriminare fra due ipotesi psicologiche. Per esempio, si sa che noi possiamo orientare l'attenzione nello spazio in modo volontario, io cerco qualche cosa, oppure automatico, un suono molto forte mi cattura l'attenzione. In psicologia si dibattevano due ipotesi, una che fosse lo stesso meccanismo guidato in maniera diversa, l'altro che esistessero due meccanismi indipendenti. Le neuroimmagini ci hanno detto che esistono due meccanismi indipendenti. Quindi ci hanno permesso di fare un passo avanti nella conoscenza della mente. Un altro esempio. In aritmetica, se io vi chiedo 6 per 3, suppongo che non abbiate bisogno di fare molti calcoli. Questo significa il recupero automatico di un fatto aritmetico. Due teorie psicologiche. È il processo, ed è tutto simile a quello che mi permette di tirare fuori Parigi quando io chiedo la capitale della Francia, quindi verbale, oppure è un processo diverso, non è verbale. Le neuroimmagini ci hanno permesso di concludere a favore dell'ipotesi che è verbale. Quindi abbiamo fatto un altro passo avanti nella conoscenza della mente. Quindi il punto che io voglio sottolineare è che le ricerche di neuroimmagine ci permetteranno di fare dei passi avanti sulla conoscenza della mente solo a condizione che si indirizzano sul secondo tipo di problema. Quelle indirizzate al primo tipo, alla localizzazione, ci danno poche informazioni. E per favore smettiamo di meravigliarci quando scopriamo che un processo mentale avviene nel nostro cervello. Non può venire da nessun'altra parte, quindi è inutile star lì a meravigliarsi. La domanda sensata è dove, ma soprattutto come. Vi ringrazio. Ringrazio professor Umiltà per questa sua esposizione che ci ha fatto capire come le neuroimmagini non siano uno strumento che ci possa dire tutto, ma semmai va integrato con molti altri aspetti della ricerca in ambito mentale.
Dopo il professor Umiltà c'era, è previsto un brevissimo intervento della dottoressa Favaro Angela a completamento di questa, penso, di questa esposizione. Breve, perché siamo anche in ritardo, quindi le diamo 5 minuti. Grazie anche della possibilità di parlare in questo bellissimo, bellissimo palazzo. Il mio intervento vuole solo mostrare molto brevemente, appunto, le potenzialità di un ulteriore approccio, oltre a quelli descritti dal professor Umiltà, ulteriori approcci che possono utilizzare le neuroimmagini, in particolare le immagini ottenute dalla risonanza magnetica. Questi approcci sono qualcosa che riguarda un aspetto che è stato prima citato anche dal professor Berlucchi, cioè che prima parlava di connettoma, cioè lo studio della connettività cerebrale. Ci sono vari metodi di studiare la connettività cerebrale, sia la connettività di tipo funzionale, cioè sulla base del consumo di ossigeno che il nostro cervello ha, sia da un punto di vista strutturale, anatomico. Tutto questo, la risonanza magnetica ci permette di studiarlo in vivo con delle tecniche tutto sommato abbastanza semplici. Perché ha delle potenzialità questo metodo? Perché, come diceva prima il professor Umiltà, la risonanza magnetica funzionale finora si è limitata da un certo punto di vista a studiare quali aree si attivano nel cervello di fronte a un determinato task, a una determinata funzione. Questo tipo di studio si basa sulla sottrazione, cioè viene praticamente eliminata quella che è l'attività del cervello a riposo, cioè l'attività intrinseca del nostro cervello. Però gli studiosi, facendo questo tipo di ricerche, si sono accorti che nel momento in cui la persona smetteva di compiere una determinata funzione, altre aree del cervello si mettevano in risonanza tra di loro, cioè si attivavano in contemporanea nel momento del riposo. Quindi da questa osservazione si è passati all'idea di studiare quella che è invece l'attività intrinseca del cervello, cioè l'attività che si svolge indipendentemente dal fatto che la persona stia facendo qualcosa, stia compiendo un task, una funzione, oppure sia a riposo. Questo riguarda un'attività del cervello che è fondamentale, perché ricordiamo che il nostro cervello spende circa il 20% di tutta la nostra spesa energetica, quindi il nostro cervello ha una grossa spesa energetica, e che quasi il 95% di questa spesa è a riposo, cioè non è dovuta a una particolare funzione. Quando noi studiamo o siamo impegnati, noi in realtà aumentiamo la spesa del nostro cervello solo di poco più del 5%. Tutto il resto è una spesa a riposo, quindi questa attività a riposo del cervello deve essere importantissima se così tanta energia viene veicolata su questo tipo di funzione. E a che cosa serve? Ancora in realtà non lo sappiamo, possiamo fare delle ipotesi. Sicuramente serve per aggiornare in continuazione quello che è il nostro rapporto col nostro corpo, col mondo esterno, col nostro passato anche. Quindi questa attività a riposo, si ipotizza, possa tenere la memoria, diciamo, delle nostre esperienze, e possa quindi riflettere tutto quello che ci aiuta a orientarci nel mondo, a pensare alla nostra identità come una qualcosa di continuo, e così via. Vi mostro molto velocemente solo alcuni esempi di come questa tecnica viene utilizzata. Queste che vedete sono appunto queste aree di attivazione del cervello, però si è visto che confrontando gli studi fatti con la tecnica che dicevamo prima, con le funzioni cerebrali, si ottengono delle aree di attivazione che sono molto simili a quelle, a delle aree invece di, come dicevo prima, che entrano in risonanza tra di loro, entrano in covariazione tra di loro quando noi siamo a riposo. E questi network o circuiti neuronali o reti neurali, come sono state chiamate oggi, sono delle reti
che hanno delle funzioni specifiche che il nostro cervello richiama in continuazione, tiene in continuazione attive per le funzioni di cui ho appena parlato. Io volevo solo puntare la vostra attenzione su un network, una rete neurale in particolare, che è quella, come dicevo prima, che si attiva nel momento in cui il soggetto smette di fare qualche cosa, cioè viene chiamato il default network, cioè il network, la rete di base, il funzionamento di base del cervello. Questa è una rete molto interessante perché, vedete, ha una distribuzione che riguarda tutto il cervello, cioè antero-posteriore e anche latero-laterale, e si attiva nel momento in cui la persona pensa a se stesso, cioè non è rivolto al mondo esterno, ma è rivolto al mondo interno. E in effetti questa rete neurale, per esempio, è iperattiva nelle persone depresse. Le persone depresse, come sappiamo, sono distaccate dal mondo, cioè non riescono a essere così interessate al mondo esterno, sono imprigionate in qualche modo dal loro mondo interno, dalla loro depressione. E questo viene riflesso dalla funzione di questo tipo di rete neurale che è iperattivo in queste persone. Un altro aspetto che è collegato al funzionamento di questa rete è per esempio la capacità di immedesimarci negli altri, quella che viene chiamata la teoria della mente, cioè la capacità di capire che intenzioni ha la persona che c'è vicino. La funzionalità, la connettività di questo network correla anche con questa capacità. E infine questo network è molto collegato con tutta quella che è la memoria autobiografica. Questo appunto per dare un esempio di questo network, di un tipo di network. Esistono poi molti altri reti neurali che si attivano anche a riposo, pur essendo collegati con sistemi percettivi, come la rete nel senso motorio, per esempio, è collegata con la nostra capacità di essere consapevoli del nostro corpo, sia dall'interno, cioè le sensazioni viscerali, sia all'esterno, il tatto, e così via. E così anche per quanto riguarda i network o le reti visive, le reti dell'attenzione, le reti uditive. Volevo portarvi molto brevemente degli esempi di studi che abbiamo fatto a Padova. Queste sono delle reti identificate nei feti, cioè prima ancora di nascere. E queste sono delle reti visive. Come vedete, già prima della nascita, questi sono dei feti studiati perché le mamme avevano contratto un'infezione durante la gravidanza, come il citomegalovirus o il toxoplasma. Nei bambini sani, cioè che non avevano poi manifestato problemi neurologici, abbiamo provato a vedere se queste reti fossero già identificabili. E vedete come queste, le reti visive siano già pronte nei bambini ancora prima di nascere. Questo è uno studio che ha grosse potenzialità anche per studiare effettivamente il neurosviluppo, cioè lo sviluppo di queste reti funzionali già da prima della nascita. Un'altra nota di rilievo, queste vedete sono le reti visive dei feti, queste sono le reti visive nell'adulto. Cosa succede per esempio per altre reti come quelle uditive? Vedete che non hanno ancora un coordinamento tra destra e sinistra. Questo probabilmente è dovuto al fatto che il corpo calloso non è ancora mielinizzato e quindi prima di nascere non c'è ancora un coordinamento uditivo tra destra e sinistra. Vedete invece nell'adulto come la rete è ben coordinata nei due emisferi. Un ultimo esempio in uno studio che abbiamo fatto sull'anoressia. Nell'anoressia abbiamo provato a studiare le reti visive e le reti somatosensitive per capire perché queste ragazze, se ci fosse qualcosa che non va in queste reti, perché queste ragazze tendono a vedersi grasse quando sono molto magre e quindi hanno un problema nella percezione del proprio corpo, non nei corpi degli altri dove sono bravissime e non hanno un problema quindi percettivo generale, ma più nell'elaborazione dell'immagine del loro corpo. Non abbiamo trovato alterazioni in due di questi network, mentre abbiamo trovato delle alterazioni che adesso non c'è il tempo di descrivere per quanto riguarda sia una rete visiva che riguarda la connessione tra le aree visive e quelle emotive, che è la rete visiva ventrale, che è anche quella che permette il riconoscimento, per esempio, dei volti e degli oggetti, che nelle pazienti con anoressia sia in fase acuta che guarite era ipofunzionante, e sia invece un iper
un'iperconnettività della rete somatosensitiva, quindi un'eccessiva importanza, questo potrebbe significare un'eccessiva importanza che queste ragazze danno invece alla rappresentazione spaziale del loro corpo che e non a quella visiva. Questo aspetto poi è risultato correlato anche con alcuni test neuropsicologici di difficoltà visuospaziale. Un'ultimissima cosa che riguarda invece la connettività strutturale. La connettività strutturale riguarda invece un'altra tecnica fatta con la risonanza magnetica, che è studiare il movimento delle molecole di acqua. Le molecole di acqua si possono muovere in modo isotropico, cioè allo stesso modo in tutte le direzioni, oppure in modo anisotropico, cioè seguire una linea retta. In quel caso siamo di fronte a una fibra mielinizzata. Questo permette di ricostruire i fasci di sostanza bianca nel cervello e di misurare l'integrità della sostanza bianca, ottenendo immagini di questo tipo che sono molto coreografiche, quindi l'ho voluta riportare qui. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, professoressa Favaro. E adesso il professor Berti ci parlerà di un tema direi molto conclusivo per questo nostro incontro: mente e anima, due entità col punto di domanda. Grazie professor Berti. Grazie a voi. Naturalmente non leggerò il testo che ho preparato per cercare di risparmiare un po' di tempo data l'ora e data la comprensibile stanchezza degli ascoltatori. Il problema che mi è stato posto è appunto questo, cioè mente e anima, due entità. Non è un tema che ho scelto io, mi è stato proposto dagli organizzatori e io credo che sia compito di chi viene invitato cercare di svolgere il compito che gli è stato assegnato. E dirò che allora la domanda se mente e anima siano due entità è una domanda legittima che nasce dall'uso che facciamo nel linguaggio comune di questi termini, mente e anima. Cioè li trattiamo come se fossero delle entità. E quindi è naturale domandarci, ma sono due entità diverse o sono la stessa entità? E quello che io mi propongo di mostrare è che alla base di questo uso linguistico c'è un equivoco, l'equivoco che ci porta precisamente a credere che l'anima e la mente siano delle entità, cioè delle realtà esistenti in sé. Naturalmente questo è il risultato di una lunga storia, più lunga forse per il concetto di anima che per quello di mente, una storia che avrei voluto poter raccontare in maniera più distesa e che cercherò invece di sintetizzare. Il concetto di anima, così come si usa nella cultura, diciamo, occidentale, come tutti sanno, risale all'antica Grecia, dove veniva espresso mediante la parola psiche. Ora, da psiche, curiosamente, non deriva anima nel nostro linguaggio, ma deriva tutta una famiglia di altre parole, come psicologia, psichiatria, processi psichici, eccetera, che ben poco hanno a che fare con l'anima. Mentre noi, con il termine anima, chiamiamo quel certo modo di intendere la psiche che un filone ben preciso della cultura antica aveva proposto e sviluppato con enorme successo, decretando una fortuna immensa a questa concezione dell'anima. Mi riferisco alla concezione che ha avuto una origine religiosa, perché risale all'antico orfismo, cioè alla religione che veniva attribuita al mitico poeta Orfeo, secondo la quale l'anima, la psiche, sarebbe un demone,
Che cos'è il demone? È un essere intermedio tra l'umano e il divino. Dunque un essere che preesiste al corpo, che a un certo momento entra nel corpo, si incarna appunto, rimane all'interno del corpo durante la vita di questo e poi alla morte del corpo ne fuoriesce o per entrare in altri corpi, e abbiamo così la reincarnazione o la metempsicosi, che sarebbe più giusto chiamare metensomatosi, perché è un cambiamento di corpo da parte della stessa anima, oppure abbiamo un destino diverso, l'anima che va nelle isole dei beati e sopravvive eternamente in uno stato appunto di beatitudine. Questa concezione di origine orfica fu fatta propria da alcune importanti correnti della filosofia antica. Anzitutto il pitagorismo. I pitagorici credevano che l'anima fosse un demone e si reincarnasse più volte, o in altri esseri umani o in animali, e cioè andasse incontro a incarnazioni inferiori o superiori a seconda del tipo di vita, del tipo di condotta che aveva tenuto. Ma è la concezione dell'anima che è stata fatta propria dal grande Platone. In Platone l'anima è appunto una realtà a sé, una entità che preesiste al corpo, tanto è vero che poi quando si incarna nel corpo, il corpo si ricorda delle esperienze vissute dall'anima prima di incarnarsi, e che è immortale, cioè poi sopravvive al corpo. La grandezza del pensiero di Platone ha fatto sì che questa concezione dell'anima venisse assunta quasi integralmente dal cristianesimo. Non era originariamente appartenente né alla cultura ebraica, nel Vecchio Testamento non c'è questa concezione dell'anima, e a ben guardare non si trova nemmeno nel Nuovo Testamento, dove la parola anima ricorre pochissime volte e ha sempre il significato di vita, non di entità separata dal corpo e distinta dal corpo. Tuttavia, specialmente nella tarda antichità e lungo tutto il Medioevo, la cultura cristiana ha fatto propria questa concezione platonica dell'anima, ha decretato, mi pare che ci sia un dogma formulato da qualche concilio nel secolo XIII o XIV, ha decretato l'immortalità dell'anima e ha consegnato questa concezione dell'anima alla cultura moderna. La cultura moderna, caratterizzata dalla nascita della scienza moderna, con Galileo, con Descartes, con Newton, ha dovuto fare i conti con questa concezione dell'anima. E colui che ha cercato di conciliare la scienza moderna con la credenza religiosa nella immortalità è stato uno dei pionieri, dei fondatori della scienza moderna, cioè Descartes, quello che in Italia chiamiamo Cartesio, ma lui preferiva essere chiamato Descartes, il quale ha detto che, sì, in fondo, l'uomo è composto di due sostanze, una è il corpo, che è come una macchina, che funziona secondo una serie di processi meccanici, la cosiddetta res extensa, e l'altra è invece l'anima, res cogitans, sostanza pensante, sostanza che per pensare non ha bisogno del corpo. Tanto è vero che, dice Descartes, noi possiamo dubitare di tutto, possiamo perfino dubitare di avere un corpo, e tuttavia nel momento in cui dubitiamo, noi pensiamo, cioè esercitiamo la funzione propria dell'anima. Dunque, questo dimostra che l'anima può esistere anche senza il corpo, anche indipendentemente dal corpo. E con questo Descartes
in qualche modo si era liberato dal problema e per potersi poi dedicare alle sue ricerche di carattere matematico, di carattere fisico che erano, e di carattere fisiologico. Ha creduto anche di scoprire la circolazione del sangue, ma si è sbagliato perché invece quella l'aveva scoperta Harvey, che aveva visto meglio di lui, ma comunque si è liberato del problema dell'anima. Naturalmente questa concezione non è senza difficoltà e sono sorti innumerevoli dibattiti nella cultura moderna per spiegare come mai, essendo l'anima e il corpo due sostanze diverse e indipendenti l'una dall'altra, possano interagire tra di loro, cioè il corpo possa suscitare sensazioni a livello dell'anima e l'anima possa impartire ordini, movimenti, per esempio, a livello del corpo. Il problema sostanzialmente non è stato risolto nella filosofia moderna e ha portato addirittura a posizioni di tipo estremistico, come l'idealismo, che ha preteso di negare la sussistenza del corpo, o dall'altra parte il materialismo, che invece ha negato la sussistenza dell'anima. Secondo me, da questa situazione, da questa aporia, si è usciti soltanto nel Novecento, prima grazie alla filosofia del linguaggio e poi soprattutto grazie alla cosiddetta filosofia della mente, oggi molto diffusa specialmente nei paesi anglofoni, Nord Europa e Nord America, dove ci si è finalmente liberati da questa concezione dell'anima che aveva avuto così grande fortuna. Il libro, secondo me, che ha determinato la svolta è il libro di Gilbert Ryle, The Concept of Mind, un libro ormai vecchio perché fu scritto nel 1949. Da questo Ryle, che era professore a Oxford, era uno dei maggiori rappresentanti, insieme con Austin, della cosiddetta scuola di Oxford, cioè della filosofia intesa come analisi del linguaggio ordinario, del linguaggio quotidiano, ed era significativamente l'editor della più antica e più importante rivista inglese di filosofia, denominata appunto Mind. Il che rivela anche come la parola mente a un certo momento sia entrata nel linguaggio filosofico, scientifico e anche nel linguaggio comune, soprattutto in ambito di lingua inglese. Il libro di Ryle era intitolato The Concept of Mind, ma è stato tradotto in varie lingue, tra cui anche in italiano, con un titolo, secondo me, fuorviante. Fu tradotto da Ferruccio Rossilandi col titolo Lo spirito come comportamento, dando in questo modo l'impressione che Ryle fosse un comportamentista. Il comportamentismo, sappiamo, è una precisa corrente della psicologia contemporanea. Ryle non era comportamentista. Sono intervenuto qualche anno fa presso la casa editrice La Terza e ho chiesto e ottenuto che ripubblicassero una traduzione italiana del libro di Ryle con il titolo che gli spetta, cioè Il concetto di mente. Questo è, non lo spirito come comportamento. Che cosa sostiene Ryle? Che la mente, nome che egli dà a ciò che prima veniva chiamato anima, non è una cosa come lo è, cioè che appartenga allo stesso genere a cui appartengono i corpi. Credere che sia una cosa, un'entità, secondo Ryle, è commettere un errore categoriale, cioè scambiare una categoria per un'altra. I corpi appartengono a una categoria di enti diversa da quella a cui appartiene la mente. In poche parole, la mente non è una cosa, è una proprietà, meglio ancora una disposizione, meglio ancora un insieme di disposizioni o di capacità, le capacità di svolgere tutta una serie di attività che poi possono essere descritte e che Ryle descrive in modo più accurato.
Ora, in questo modo, Ryle finiva col introdurre nella cultura del Novecento un concetto di anima che risaliva ugualmente all'antica Grecia, ma non aveva avuto la stessa fortuna del precedente. Cioè è il concetto, per dirlo chiaramente, il concetto aristotelico di anima come forma del corpo. Tra poco chiarirò che cosa voglia dire forma. Prima però voglio segnalare come questa ripresa del concetto aristotelico ha determinato nella seconda metà del Novecento una svolta nell'ambito della filosofia della mente, per cui tutti si sono rivolti ad Aristotele, alcuni dandone una interpretazione fisicalistica, e cioè dicendo in sostanza quelli che noi chiamiamo processi mentali sono processi fisici o chimico-fisici o comunque di carattere materiale. Feigl e altri, nella mia relazione ho tutti i nomi e la bibliografia, sono gli esponenti di questa interpretazione. Ma poi a un certo momento questa è stata lasciata cadere perché ci si è resi conto della emergenza dei processi mentali sui processi fisici. Su questo ha scritto delle pagine molto belle John Searle, che è stato citato, mi pare, oggi da altri colleghi, che era un allievo di Austin a Oxford e di cui esiste anche in italiano il libro, appunto, La mente, dove Searle dice sì, non c'è dubbio che i cosiddetti processi mentali sono causati e quindi derivano da processi fisici, cioè le reazioni che si producono all'interno del cervello. Ma questo non vuol dire che allora siano processi fisici, che si riducano, che coincidano, sono prodotti, sono derivati, però sono qualche cosa di diverso. E così ha avuto inizio una nuova interpretazione del concetto aristotelico di anima, chiamata funzionalismo. Uno dei maggiori rappresentanti di questa nuova interpretazione è Hilary Putnam, non l'ultimo Putnam, quello degli anni 70-80, il quale ha detto sì, l'anima in fondo, che Aristotele chiama forma, non è altro che quello che nei computer è il software, il programma. Nel computer c'è lo hardware, la macchina, e poi ci sono le funzioni, ecco perché funzionalismo, che il computer può svolgere e queste sono il programma. Quindi l'anima di cui parla Aristotele è come un programma, la capacità di svolgere una serie di funzioni. Però dopo un po' a questa tesi hanno aderito tutti i maggiori filosofi della mente del Novecento, Dennett, Fodor, lo stesso Putnam, appunto, Martha Nussbaum. Poi però lo stesso Putnam si è reso conto che questa concezione era inadeguata perché ha notato come il programma, il software di un computer è, vediamo se riesco a dirlo in inglese, compositionally plastic, cioè plastico sotto il profilo della composizione, nel senso che un medesimo programma può essere svolto da macchine diverse. Mentre l'anima, la mente, è anche computationally plastic, cioè è plastica anche dal punto di vista computazionale, perché non è solo un medesimo programma che può venire svolto da macchine diverse, ma è la capacità di svolgere molti diversi programmi. E quindi non è riducibile soltanto alla funzione. E secondo Putnam, ancora una volta, il concetto che esprime meglio questa nozione di anima è il concetto aristotelico di forma. E allora qui, permettetemi, perché quando si parla di forma tutti pensano a una entità, dicono metafisica, perché per molti metafisica vuol dire misteriosa, incomprensibile,
ingannevole. Non c'è niente di metafisico nel concetto di forma. Pensate a un esempio che è stato fatto tra l'altro da un neurologo, la ruota. Una ruota può essere fatta di pietra, di legno, di ferro, di gomma, ma svolge le funzioni che svolge, cioè è capace di girare e di rotolare, non a causa della materia di cui è fatta, bensì a causa della sua forma, forma nel senso più elementare, cioè il suo aspetto, la sua conformazione. Oppure pensate a un esempio un tantino più difficile, più sofisticato, quella che i chimici chiamano formula. Che cosa vuol dire formula? Vuol dire piccola forma. Allora, la formula, per esempio, dell'acqua, che cos'è? Una molecola di acqua è fatta da due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno e viene espressa mediante la formula H2O. Questa formula non fa parte della molecola, non è uno dei suoi componenti. I componenti sono i due atomi di idrogeno e l'atomo di ossigeno. Quindi non è materia della molecola. Però se non ci fosse questo determinato rapporto espresso dalla formula H2O, non ci sarebbe acqua. L'acqua c'è in quanto c'è questo rapporto. Dunque la forma è il modo in cui le varie parti, i vari componenti che sono la materia, sono organizzati tra di loro in maniera da poter funzionare. Ora, se applichiamo questo a quello che Aristotele dice dell'anima, lui dice al secondo libro del De Anima, l'anima è la forma di un corpo naturale organico, cioè di un organismo fatto da molti organi che concorrono tutti allo svolgimento di una serie di funzioni. Lui pensava che l'organo più importante fosse il cuore, come tu ricordavi prima, perché aveva osservato lo sviluppo dell'embrione del pulcino. Lui non aveva microscopio, non aveva i raggi X, però rompendo ogni giorno un uovo di gallina si vede come progredisce l'embrione di pulcino. E si era accorto che il primo organo che si forma nell'embrione è il cuore. E quindi aveva concluso che il cuore è l'organo più importante di tutto l'organismo e si era sbagliato. Tu ricordavi prima, già Dante si era accorto che era il cervello, non nel convivio ma nel purgatorio, proprio dove spiega la generazione dell'embrione e dice il cerebro è il primo organo che appare. Ma quale che sia l'organo più importante, la funzione della forma, che lui dice anche che è l'atto primo di un corpo naturale organico dotato di vita in potenza. Cosa vuol dire dotato di vita in potenza? Vuol dire capace di vivere, dove l'atto primo è appunto la presenza attuale di questa capacità, che non c'è bisogno che si eserciti. L'esercizio di essa sarà chiamato poi atto secondo. L'importante è che sia presente, attualmente ed effettivamente presente, la capacità. Ci sono delle funzioni vitali che per esempio non vengono svolte durante il sonno e tuttavia la capacità c'è, perché poi quando ci si sveglia si possono svolgere quelle funzioni. L'importante dunque è la presenza di questa capacità, della capacità di vivere. Perciò dovunque ci sia vita, c'è anima. Le forme più elementari di vita sono quelle proprie delle piante: nascere, nutrirsi, crescere e riprodursi. E quindi c'è un'anima delle piante, che lui chiamava anima vegetativa. Interessante vedere come anche nei dibattiti odierni ritorna il concetto di stato vegetativo. Poi ci sono funzioni superiori che sono quelle degli animali, muoversi, percepire, eccetera, e quindi c'è un'anima animale. E poi c'è negli esseri umani la capacità di svolgere, oltre a tutte le altre funzioni, cioè quelle proprie delle piante e degli animali, altre ancora
il pensiero, la volontà, le emozioni, eccetera, eccetera, e quindi c'è un'anima specificamente umana che può coincidere con quello che noi chiamiamo mente. Ma queste non sono cose, queste sono capacità, sono forme di atto primo che sono ciò che distingue il vivente dal non vivente. Cioè, io credo che il modo migliore per capire che cosa sia l'anima o la mente intesa in questo modo è di considerare la differenza che passa tra un organismo vivente e un organismo morto, cioè un cadavere. Non a caso, già i romani chiamavano animali gli animali vivi, perché dotati di anima. Ora, nel cervello, voi mi insegnate, quando si determina la cosiddetta morte cerebrale, abbiamo l'encefalogramma, l'elettroencefalogramma piatto. Mentre in un cervello vivo, sia di un animale sia di un essere umano, abbiamo un elettroencefalogramma che dà segni di attività. La differenza è appunto questa: la presenza o meno della capacità di vivere, quale che sia poi il livello di vita a cui ci riferiamo, da quello più elementare a quello più elevato. Se si intende l'anima o la mente in questo modo, una enorme quantità di problemi, il cosiddetto mind-body problem, che hanno agitato e tormentato i filosofi della mente, si possono considerare risolti. Putnam, nel suo libro Words and Life, ha sostenuto appunto questo, che dobbiamo ritornare a questa concezione se vogliamo risolvere il mind-body problem. Capisco che tutto questo lascia un problema, una perplessità, cioè appunto quello della sopravvivenza o immortalità. Se l'anima viene intesa in questo modo, è chiaro che non può sopravvivere, perché se è la capacità di vivere propria di un corpo, quando il corpo non abbia più questa capacità, di chi sarà mai questa capacità? Chi sarà il soggetto capace di svolgere queste funzioni? Persino il povero San Tommaso, che doveva conciliare Aristotele con la dottrina della Chiesa, pur ammettendo la sopravvivenza dell'anima, scrive però più volte che l'anima sopravvissuta al corpo dopo la morte non è più una persona. Perché? Perché non può far niente, non può pensare, perché anche per pensare c'è bisogno di ricevere le immagini, le esperienze dai sensi, cioè dal corpo, e se non c'è il corpo non si può neanche... E allora che cosa fa? Che vita fa? San Tommaso dice questo. Io ritengo che il problema dell'immortalità sia un problema che non riguarda né la scienza e neanche la filosofia, ma sia un problema esclusivamente di fede. In questo ho letto quel bel libro, l'avrete presente, di Vito Mancuso, L'anima e il suo destino, che pure fa propria una concezione aristotelica dell'anima, e sul problema dell'immortalità è alquanto oscuro e indeciso, come è naturale. Ricordo soltanto che per la Chiesa, per i primi cristiani, non è mai stato articolo di fede l'immortalità, ma invece tutt'altra cosa, cioè la resurrezione. Nel simbolo apostolico si dice credo nella resurrezione della carne. Nel simbolo niceno-costantinopolitano si dice credo nella resurrezione dei morti. Non si parla mai di anima o di immortalità dell'anima. E anche le preghiere della Chiesa per i defunti, l'eterno riposo dona a loro Signore. Cioè la morte è paragonata a un sonno. Addirittura nel canone della Messa si prega perché per coloro che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Questa è la fede cristiana, non l'immortalità dell'anima. Naturalmente è molto più difficile credere nella resurrezione. Chi ha la fede ci crede e chi non ce l'ha non ci crede. Ma questo concetto di anima, secondo me,
E quello che è stato riconosciuto almeno dai filosofi della mente, come Putnam e la Nussbaum, il più adeguato a risolvere i dibattiti contemporanei. Scusate se ho un po' anche eccessivo.